Amici, sono tornata con 9 buste misteriose dell'edicola. Vediamo all'interno cosa troviamo, ma prima, sigla. Yolanda Switch. Hello everyone, rieccomi tornata con un nuovissimo video. Come state? Spero tutto bene, come avete passato la vostra giornata? Spero bene. Ciao amici, io sono Yolanda Switz ed oggi sono tornata con un nuovo video di buste misteriose dell'edicola. So che questo è uno dei vostri episodi preferiti e quindi sono tornata nella mia edicola di fiducia e le ho ricomprate. Le bustine in questione sono Look da favola, è la prima volta che la incontro. Incantevoli fatine, anche questa. Come sempre, immancabile Barbie e immancabili principesse Disney, ma questa volta con un packaging tutto diverso. Prima di iniziare questo video, amici, mi raccomando, lasciate un bel like, un pollice in su, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella. Tutti i giorni trovate nuovi video sul mio canale Yolanda Switz alle 14.30 e alle 18. Ovviamente mi raccomando, andate a seguire anche il mio sito, trovate il link in descrizione www.yolandaswitz.it. Aspetta, aspetta, aspetta! Vi volevo ricordare che ci possiamo incontrare il 14, il 15 e il 16 a San Giorgio a Cremano al Fantasy Day, evento gratuito, entrata gratuita, quindi venitemi a trovare, sarò lì con il mio stand Yolanda Switz, tanti giochi, slime, tanto divertimento e tante cose carine. Vi aspetto! Partiamo come sempre dalla bustina più piccolina, però ovviamente di non trovare sempre le stesse cose. La bustina è diversa, abbiamo qui Barbie e qui Barbie con una sua amica Barbie. I packaging sono bellissimi. La prima cosa è giornaletto di Barbie e poi è di questa marca, sempre che produce queste buste, con la Mattel, quindi è originale. Nel libricino abbiamo ovviamente il coloriamo insieme, dove c'è la figura e poi c'è la figura bianca da colorare. Prossima cosa, cosa nuova? Bello, mi piace, è un tempera matite originale di Barbie. Ed eccolo qua ragazzi, altre due cosine, e vabbè ci devono sempre mettere una cosa bella e due cose un po' così così. Nel complesso io non so sinceramente tutto questo quanto costa, ma non credo proprio che abbiamo ovviamente superato il prezzo della busta. Infatti come l'altra volta abbiamo trovato anche qui due anellini di Barbie. Abbiamo Barbie Chef, questo anellino qua, poi abbiamo quest'altra qui, sempre anellino, purtroppo, con un fiorellino, però attenzione, sempre Barbie, questa con i capelli rossi, mi piace. Carina questa qua, ragazzi. Adesso apriamo le principesse, che vi dirò, sembra anche abbastanza pesante. Da quest'altra parte c'è Belle e Cenerentola, e da quest'altra c'è Biancaneve, e poi Rapunzel, e Ariel pure, wow! Adoro. Pagata 8,90 euro. Come al solito sappiamo che l'unica certezza sono i libricini. Libro delle principesse, avventure, queste già mi pare che l'abbiamo incontrato una volta. Non so quanto possa costare questo libricino, ragazzi, e anche qui è colora l'immagine, con l'immagine di reference e l'immagine da colorare più dei giochini, molto molto bello, questo mi piace. Poi cosa abbiamo? Pesa ragazzi sta cosa, pesa tanto. Che cos'è? Cosa mi stai dicendo? Ma io spero che non sia scaduta, perché veramente raga questa è mia. Allora, Disney Princess crema nutriente viso, raga, una crema per il viso con sopra Mulan. Stiamo scherzando? Wow! Io non ho parole. Allora, questa qui se te la vuoi andare a comprare, per esempio, da Action, beh, secondo me un 2-3 euro la paghi. Poi cosa abbiamo? Mamma mia, mi sa che questo ci dà proprio delle gioie. Principesse penna con torcia. Questa l'altra volta l'abbiamo trovata nella busta di Barbie. Ci sono tutti i simboli delle principesse. Bella, 2 in 1, quindi torcia più penna. Come ultima cosa c'è una bottiglia. Oh! Raga, voi lo sapete, la mia passione per le bolle non è delle principesse, ma glielo faccio passare lo stesso. Va benissimo così. Una bottiglia con le bolle di sapone. Vediamo se funziona. Wow! Bollicine ovunque!
Che bello, raga, io adoro le bolle, mi piacciono tanto. Che belle le bolle. A voi piacciono, ragazzi? Allora, per me, questa busta delle principesse, voto 10. Ora, non so se quello che abbiamo trovato vale quello che abbiamo speso, però per me, voto 10 assolutamente. Adesso, bustine nuove, look da favola e incantevoli fatine. Pagate tutte e due 7,51 euro. Io vorrei aprire prima questo look da favola, perché qua ci spoilera già cosa troviamo, ossia un libro da colorare, una bambola. Ora, bambola, voglio capire in che senso. Proprio una bambola tipo Barbie oppure no? Perciò l'ho presa. E poi altre sorprese. Raga, è leggerissima. Ora, secondo voi ci sta questa bambola? E invece, mi devo ricredere? Abbiamo un libricino e questo era spoilerato ed era vero. Proprio targato look da favola. Questa è una nuova marca di bustine mai presa prima. Questa mia edicola proprio si sbizzarrisce ogni volta. Bellissimo perché avessi avuto 8 anni veramente sarei impazzita. Perché questo qui, ragazzi, sono a parte da colorare e poi ci sono proprio i vestiti da ritagliare per le bamboline da disegnare. Cioè, raga, sono i vestiti da ritagliare. Adoro. Poi, cosa abbiamo? Un braccialetto. Wow, attenzione ragazzi. Braccialetto che è questo qua, tipo plasticosino. Ma è carino. Con tutti i cuoricini. Wow, questi cuoricini arancione, diciamo, molto tenue. E questo lilla. Il suono è parecchio ASMR. Ragazzi, c'è. Attenzione, attenzione, non mi sa. Ah no, c'è ancora un'altra cosa. Delle mollettine per capelli. Fashion jewelry. Gioielli fashion. Non c'è scritto quanto costano, ma raga, qua c'è scritto, lo giuro, aprile 2011. Raga, c'è scritto aprile 2011. Non scherziamo. Raga, sono queste mollettine qua. Che somigliano molto a Barbie. Quindi non lo so. Vabbè, comunque sono delle molettine carine. Sono anche puffy. Toccandole sono morbidose. E carine. Ragazzi, attenzione, attenzione. Abbiamo una bambola. Abbiamo una bambola. Sono tipo quelle bambole che vendono nelle edicole, quelle a pochissimo prezzo perché sono proprio di un plasticume incredibile. Però quello che avevano promesso c'è davvero. Non so sinceramente quanto possa costare una cosa del genere. Quello che avevano promesso, quello c'era. Però sono pur sempre quattro cose. E va bene, va bene. Le abbiamo trovate anche dentro alla bustina piccolina, eh. Vabbè, però comunque, dai, quello che avevano scritto, quello c'è. Adesso incantevoli fatine. Qua cosa ci spoilera? Libro da colorare, fata bambolina e altre sorprese. Quindi tecnicamente dovrebbe esserci una fatina. Queste buste mi stanno dando delle gioie immense. Davvero? Allora, prima cosina, ovviamente incantevoli fatine. Anche qui libricino appunto da colorare, disegni e giochi. Poi cosa abbiamo più qua? Altra sorpresina, un braccialetto. Braccialetto normale fatto di perline, solo perle. Eccolo, un bracciale fatto solo di perle. Ma dai! E poi è elastico, ma dai, carino! Ancora cosa abbiamo? Ma che bello! Fairy Friends! È un puzzle, ovviamente già è composto. In realtà lo dovremmo scomporre per ricomporlo noi. Bellino, questo lo sapete, si può incorniciare, si può appendere perché il disegno mi piace tanto. Ma non scherziamo, raga, è stupendo! Abbiamo trovato una fata davvero. Lovely Fairy. Somiglia a Elsa. Questo è poco ma sicuro. Ma abbiamo trovato una fatina per davvero. Oh, per 7,51 euro, raga. Cioè, mica male. Io la voglio aprire perché sta dentro questa busta di plastica così. Somiglia ad Elsa, sicuramente. I capelli un po' così. Però è stupenda. Posso dire che è bellissima. Quanto è bella. Ok, il vestito lascia un po' a desiderare, sembra un po' cartone. Però, raga, nel complesso è fatta anche abbastanza bene. Mi piace. Ok, ragazzi, allora, questo giro devo dire che mi è andata davvero molto bene. La mia busta preferita qual è stata?
Non lo so, perché mi sono piaciute tutte, anche quella della Disney mi è piaciuta tantissimo. Ok amici, allora grazie a tutti per aver visto questo video, spero che vi sia piaciuto, io vi mando un bacione e un abbraccione, ci vediamo domani alle 14:30 con un nuovo video. Ciao ciao!